Buongiorno a tutti, sono Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como. Questa sera vorrei, da lettrice, consigliare ad altri lettori, tre libri per celebrare la giornata della memoria. I primi due sono stati scritti da Giovanni Tesio e in un certo senso dovrebbero essere letti uno conseguentemente all'altro, perché sono una sorta di narrazione in versi e anche in prosa di questa tragedia, di questo dramma che è stato appunto l'Olocausto. Il primo è una raccolta di poesie intitolato appunto Nell'abisso del Lager, voci poetiche sulla Shoah, edito da Interlinea. Giovanni Tesio ha qui antologizzato alcune poesie di poeti italiani e stranieri. Ne cito alcuni tra gli italiani, ad esempio Primo Levi, ovviamente, Pasolini, ma poi anche Sereni, Zanzotto, Luzzi, Antonella Nedda, Franco Buffoni. E poi tanti altri poeti stranieri che appunto hanno scritto poesie su questa tragedia. E tra l'altro c'è anche poi un'acuta introduzione del curatore di Tesio, in cui spiega il perché di questa antologia, e il perché della scelta appunto anche dei poeti le cui poesie ha qui raccolto. E vorrei citare, per sintetizzare un po' quello che è il significato dell'antologia stessa, anche appunto una citazione, scusate il gioco di parole, che riporta appunto Tesio, di una lettera che Primo Levi nel 79 scrive a Giancarlo Borri. A dispetto di Adorno, non solo no, si possono fare ancora poesie dopo Auschwitz, ma su Auschwitz stesso si possono e forse si debbono fare delle poesie. L'altro invece, libro che si intitola Nel buco nero di Auschwitz, voci narrative sulla Shoah, è appunto una raccolta invece di prose, e quindi sia di testimonianze, lettere, stralci da diari, di persone che hanno vissuto appunto purtroppo in prima persona il dramma e la tragedia dell'internamento nei lager. Personaggi sconosciuti e anche personaggi ovviamente invece noti, vabbè, da Primo Levi a Eti Illesum, ma che appunto costituiscono veramente delle testimonianze di memoria molto forti, molto intense, e che appunto Tesio ha qui raccolto. Perché non si dimentichi questo dramma. C'è anche tutta una parte dove invece sono riportati testi, stralci, diciamo, da romanzi, racconti e anche opere teatrali di autori che non hanno vissuto in prima persona la tragedia della Shoah, ma che comunque ne hanno scritto. Mi viene in mente, ad esempio, mi sono qui appuntata, di Friedrich Dürrenmatt, c'è una parte molto interessante, molto significativa, dal racconto Il sospetto, oppure di Peter Weiss, dall'istruttoria. Anche qui, per esempio, Tesio, di questo dramma scrive che è un oratorio in 11 canti, ispirato alla partizione dantesca ed in particolare all'inferno, che dà bene l'idea dell'inferno, di quella che è stato appunto l'inferno delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle o comunque
cioè autori che hanno voluto raccontare, pur non avendo vissuto sulla propria pelle, la tragedia della Shoah. E poi l'ultimo libro che vorrei così consigliarvi è un libro i cui autori sono Mario Schiani e Paolo Schiani, Il fucile dietro la schiena, edito da Domignoni, dalla casa editrice Domignoni. Mario Schiani è tra l'altro il caporedattore della pagina culturale del quotidiano La Provincia di Como ed è anche scrittore. Ed è significativo perché suo padre, Natale Schiani, è stato uno dei tanti soldati italiani che nel 1943 sono stati fatti prigionieri dai tedeschi e mandati nei campi di concentramento. E lui, per 2 anni, dal 1943 al 1945, ha scritto, ha tenuto una fitta corrispondenza con la propria famiglia e da lì, appunto, sono testimonianze veramente molto significative. Di come questo giovane soldato viveva in questa drammatica realtà. La cosa molto bella, però, molto delicata che ho trovato è come Natale Schiani scrivesse ai genitori, in particolare alla mamma, mai descrivendo scene particolarmente tragiche, ma semplicemente chiedendo, appunto, dicendo che era in buona salute, di mandargli vestiti pesanti, di mandargli cibo, quindi generi di prima necessità. E in queste lettere si legge, si traspare comunque ancora la voglia di vivere, la speranza. Come di fatto poi sarà, perché poi verrà appunto liberato e potrà tornare dai suoi familiari. E quindi io trovo che veramente, qui cito appunto chi meglio di me può dare e dire che l'importanza, che cos'è l'importanza della memoria, cito sempre Tesio da Voci narrative sulla Shoah, che a sua volta riporta una citazione dello storico Barberis. Memoria e storia non sono la stessa cosa, anche se l'una viene spesso intesa come sinonimo dell'altra, e che dunque occorre sì distinguere, ma non dividere. La memoria fornisce delle tracce, indica delle piste investigative. La storia si propone e dovrebbe di risolvere il caso, identificare i colpevoli, svelarne i moventi, spiegare ciò che è avvenuto, come e perché. Grazie.